Il momento di questo incontro oggi prende spunto dall'uscita proprio oggi di questo libro sulla fine del diabete, scritto da Daniela Ovadia e Camillo Ricordi, che affronta la ricerca di punta condotta da Camillo Ricordi sulla ricerca appunto della cura del diabete, e in particolare è ampia anche la discussione sulla modalità con cui si sta effettivamente cercando di modificare la politica della ricerca nell'ambito delle malattie come il diabete, che riguardano un'amplissima platea di malati nel mondo. Ora, la nostra platea di oggi è composta appunto dal professor Camillo Ricordi, che è direttore del Diabetes Research Institute e del Cell Transplant Center di Miami. Per cominciare io vorrei dare la parola al professor Camillo Ricordi perché ci dica un pochino rapidamente quali sono per un primo giro le novità in ambito di ricerca sul diabete e qual è in qualche modo la ragione che lo ha spinto a scrivere questo libro. Grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti. Volevo riconoscere in particolare due ospiti speciali che abbiamo stasera in sala, Nicola Zeni, che è il presidente della Fondazione Italiana Diabete, a cui vanno i proventi, tutti i miei diritti per questo libro vanno a sostegno della Fondazione Italiana Diabete e della ricerca per la cura del diabete. Nicola, grazie di essere venuto da Milano. E Raffaele Boccardo, che è presidente della Cure Alliance Europe, che è l'espansione della Cure Alliance all'Europa. Spero che alla fine di questa conversazione avrete tutti la possibilità di andare a visitare il sito The Cure Alliance su Facebook, se usate Facebook, di cliccare mi piace su The Cure Alliance su Facebook, dopo aver imparato alcuni degli impedimenti allo sviluppo di cure e all'innovazione contro cui stiamo lottando a livello internazionale, mettendo insieme scienziati dal diabete al cancro, malattie neurodegenerative e malattie rare. Il tema di oggi, le ragioni che mi hanno spinto a scrivere, cioè Daniela e io, a scrivere questo libro, sono per mettere a conoscenza tutti dell'enorme potenziale che abbiamo oggi in ricerca come innovazioni e nuovi settori che possono portarci a sviluppare una cura del diabete, ma come i tempi, perché sempre di più ci si chiede ma quando c'è questa cura? Cioè, ho iniziato 25 anni fa e pensavo ci volessero 2 anni, ma come mai ci sono voluti 25 anni per arrivare all'approvazione del trapianto di isole per i casi più gravi di diabete di tipo 1, e quali sono le prospettive per le cellule staminali, per le nanotecnologie, per l'induzione di tolleranza e per tutte le nuove formule che sono oggi allo studio, e come questo non dipenda soltanto dalla ricerca e dalla capacità dei ricercatori di per sé stesso, dipende anche dai finanziamenti, dal fatto che per esempio in Italia siamo agli ultimi livelli internazionali con lo 0,6% del PIL, investiamo in ricerca meno della Romania, non perché sia un brutto paese, ma come livello di interesse verso la ricerca scientifica, ma anche gli impegni che abbiamo noi come collaborazioni internazionali, perché quando si cerca di sconfiggere una malattia come il diabete, che uccide 4 milioni di persone all'anno, o una persona ogni 8 secondi, chiunque blocca la ricerca per una cura o non collabora o tiene i segreti dei risultati, indirettamente diventa un criminale, perché diventa corresponsabile delle morti che intercorrono da oggi al momento in cui ha provocato il rallentamento della trasformazione, della trasmissione di informazione, ad arrivare da quello che è il grosso problema oggi esistente, che è l'eccessiva burocratizzazione, le agenzie regolamentari, gli interessi economici, il sistema legale e anche la stessa struttura accademica universitaria è sempre meno portata a favorire l'innovazione e lo sviluppo di cure. Se pensate che oggi il costo medio per sviluppare una cura o una nuova molecola è
1.500 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 10 anni di tempo, e che nessuna delle grosse scoperte dell'ultimo secolo sarebbero possibili in presenza di questo sistema di eccessive regolamentazioni, ostacoli, impedimenti. Dobbiamo arrivare a realizzare come se non si inizia a fare qualcosa collettivamente, coinvolgendo tutti i livelli più alti di istituzionali e di assemblee, di associazioni di pazienti e scienziati in tutto il mondo, non riusciremo a sbloccare, quindi anche questo definirà se una cura arriverà fra 3, 5, 7 anni o se ce ne vorranno più di 10 o 15. Allora volevo chiedere al professor Ricordi qualcosa di più di in che cosa consiste la Cure Alliance di cui ci ha accennato e in che modo sente che occorra oggi investire nella ricerca sul diabete e in particolare di quali ricerche ritiene promettenti e di quali si sta occupando. Sì, grazie. La Cure Alliance nasce da un'evoluzione della Federazione per la Cura del Diabete, che metteva insieme tutti i centri internazionali che hanno lo stesso obiettivo di trovare una cura nella maniera più rapida ed efficiente possibile, ma andando oltre e mettendo insieme gruppi che stanno cercando di curare diverse malattie, in quanto tutti affrontiamo e ci troviamo di fronte alle stesse barriere e gli stessi muri. Alla traduzione della ricerca alla clinica. Allora la federazione, il primo concetto era collaborare, abbiamo detto è inutile cercare di costruire torri d'avorio a questi istituti che lavorano in segretezza senza avere e sfruttare la collaborazione internazionale e l'abbattimento delle barriere geografiche alla collaborazione scientifica. Io vedo l'evoluzione del ricercatore, della scienza in tre ere biologiche. Cioè abbiamo la prima era è quando il ricercatore pazzo, la Frankenstein, cerca di lavorare in segreto col suo assistente e nessuno sa quello che fa, eventualmente magari sviluppa un vaccino, scopre qualcosa nel corso della sua esistenza. Poi c'è una seconda era biologica che è quella del Manhattan Project, tipo la bomba atomica. Allora mettiamo tutte le più grossi menti in un centro fisico, in uno spazio fisico definito e cerchiamo di trovare una soluzione sfruttando la vicinanza fisica di questo gruppo di ricercatori o team multidisciplinari con esperienze diverse. E oggi secondo me siamo nella terza era, che è quella della digitalizzazione, dell'internet e della possibilità di collegare tramite piattaforme di telescienza, che sono come quelle presenti per la telemedicina, che permettono a un chirurgo a Genova di fare un trapianto a Los Angeles o viceversa, e sfruttare le stesse tecnologie per eliminare le barriere geografiche e la collaborazione scientifica. Per cui oggi il potenziale, quando si dice, ma mi fa ridere quando si parla di fuga di cervelli da qualsiasi paese, perché oggi non esiste più dove tu lavori, esiste quanto sei efficiente a mettere insieme project team internazionali a risolvere un problema, e quello dovrebbe essere l'obiettivo. Il problema della fuga di cervelli non è tanto mi spiace che il giovane va all'estero, è che mi spiace quando investiamo per creare i migliori cervelli, i migliori giovani ricercatori in Italia poi vanno a diventare produttivi, a fare i brevetti in altri paesi dove poi il ritorno economico per l'Italia magari è zero. Allora il ritorno per la cura dipende da quello che vogliamo fare. Se uno si occupa di sviluppo economico è importantissimo, io sostengo, bisogna investire il più possibile in Italia e far restare i ricercatori qui e avere i ritorni in Italia. Ma se l'obiettivo, come l'obiettivo del nostro centro di ricerca sul diabete, è mettere il paziente e la cura al centro della tua strategia e del tuo sviluppo strategico di tutte le attività che noi svolgiamo, allora quello non conta più dove uno lavora, conta solo quello che stiamo facendo ci aiuta a portarci verso una cura in una maniera più rapida e più efficiente possibile. Allora si analizzano quali sono gli impedimenti, quali sono le barriere e quali sono magari invece i metodi per sfruttare la collaborazione internazionale, non solo per essere sinergici come mente, come pensiero, ma anche dove sono i posti dove possiamo portare avanti delle strategie, su che risorse internazionali possiamo
contare, che altri governi possiamo convincere a sostenere la ricerca per la cura di una determinata malattia. Per cui, per esempio, abbiamo deciso che di trapianti negli Stati Uniti ne faremo sempre di meno, fra l'altro perché costano 250.000 euro a paziente, mentre in Italia costa meno di 30.000. E allora, se uno ha delle risorse limitate, anche decidere dove fare dei protocolli pilota, anzi cercheremo di investire di più fondi internazionali per fare ricerca clinica in Italia. In Cina abbiamo appena concluso un trial con 160 pazienti con trapianti di cellule mesenchimali staminali pubblicati su JAMA, che è il giornale dell'American Medical Association, di livello eccellente, a costo zero sia per l'Italia che per gli Stati Uniti. Per cui, perché non sfruttare anche investimenti di altri governi quando cerchi di curare una patologia che colpisce tutti e 350 milioni al mondo? La Cure Alliance invece è nata dalla consapevolezza che noi possiamo raddoppiare il budget della ricerca, ma se poi abbiamo un muro alla traduzione clinica di queste invenzioni o un rallentamento di un decennio e dei costi imposti di miliardi per testare qualcosa, magari perché vengono imposti dei modelli animali, due modelli animali piccoli, larghi, spesso modelli che non sono rilevanti per l'uomo per la traduzione clinica, allora l'eccesso di regolamentazione diventa un ostacolo. Allora il diritto sacrosanto alla sicurezza del paziente, che deve rimanere centrale in qualsiasi circostanza, diventa una forma molto pericolosa che introduce il problema: quali sono i criteri di valutazione di un leader in una agenzia regolamentare? Allora, se l'unico criterio è eliminare il rischio per il paziente e non c'è dall'altro punto della bilancia quanta gente muore ogni giorno per quella patologia, allora se l'unico criterio di valutazione è quanto rischio è eliminato, la cosa migliore per eliminare il rischio alla fine dell'anno è non fare niente, cioè blocchi più trial clinici possibili e sei sicuro che hai eliminato qualsiasi rischio di avere un effetto collaterale. Allora, se pensate che i primi 30 pazienti trapiantati di fegato e i primi 200 pazienti trapiantati di midollo sono deceduti, non hanno avuto successo, e in questa fase il trapianto di fegato e il trapianto di midollo sarebbero stati bloccati, eliminati. Allora, non dico che bisogna uccidere per curare, ma bisogna sempre calcolare qual è la gravità del problema che si affronta, e il processo di consenso informato serve anche per spiegare: questa potrebbe essere una cura, impone questi rischi, bisogna valutare attentamente, essere trasparenti su quali sono gli interessi economici che potrebbero essere dietro un ricercatore, dietro un'istituzione, dietro una casa farmaceutica, e quali sono i rischi del paziente, e poi decidere insieme qual è la migliore direzione. L'altra cosa molto preoccupante sono i blocchi, perché non sono solo l'FDA, EMA o altre agenzie regolamentari il blocco. Fanno parte di un sistema, e con questo non dico che noi siamo contro l'FDA, lavoriamo insieme. Io faccio parte del Biologic Modifier Committee dell'FDA, sono stato all'FDA per fare un webcast a tutti gli esponenti dell'FDA a Washington recentemente, lavoriamo con tutte le agenzie regolamentari per cercare di trovare soluzioni insieme, ma allo stesso tempo dobbiamo dare questo urlo di attenzione generale, come l'ha fatto il Deputy Commissioner dell'FDA, Scott Gottlieb, che ha scritto nel Wall Street Journal del 3 ottobre, se volete controllare, qualche mese fa, un articolo che ha fatto scalpore a livello internazionale, che si intitola "Come l'FDA può costarti la vita", con un'analisi delle migliaia di pazienti morti in attesa del permesso per una terapia che invece era disponibile in Canada, in Europa o altrove. Allora, questo è un fattore importante. Se vedete poi i fattori legali, gli impedimenti legali sono ancora più preoccupanti, perché i brevetti che bloccano e la ricerca o la traduzione clinica sono importantissimi. Io ho avuto un esempio una settimana fa: una nuova molecola che abbassa la glicemia da 600 a 150 nei topi. Siamo andati a chiedere se potevamo portare avanti lo sviluppo di questa molecola, e dice: bisogna vedere, perché oltre all'invenzione, che può essere un brevetto, bisogna vedere se c'è la freedom to operate, che è la libertà di operare.
nel senso che ci sono delle strategie nell'industria che fanno questo clustering di brevetti intorno a un'invenzione per impedirti di poter applicare quell'applicazione nell'uomo e bloccarti se è una strategia competitiva. E poi arriviamo anche ai problemi di impedimenti burocratici a livello istituzionale, di università, quali sono i criteri per valutare i ricercatori, il loro progresso, la loro promozione. È una serie di tematiche che è molto complessa, ma che sono alla base del perché oggi, da non solo ricercatori dall'MIT al Nobel Forum di Stoccolma, all'Asia, Europa, Nord America, hanno deciso di venire insieme e non solo limitarsi ai ricercatori, sennò ti sembra che quasi un lamento delle categorie che cercano di curare qualcosa, ma coinvolgere i pazienti, le organizzazioni, business leader, leader di fondazioni, per cui fanno parte della Cure Alliance da Montezemolo, presidente di Teleton, a Matteo Marzotto per la fibrosi cistica, a famiglia Tussardi per le malattie neurodegenerative, Dino Ferrari e così via, Veronesi per la Fondazione Veronesi, molti altri negli Stati Uniti lo stesso, e anche gente dello spettacolo, della musica, della comunicazione, per cercare di trasmettere questo messaggio. Ma se andate su Facebook a The Cure Alliance è semplicissimo, dare il sostegno non costa niente, basta cliccare mi piace e c'è una persona in più che fa parte di questa organizzazione. E comunque avrete la possibilità di informarmi molto meglio tramite internet se avete accesso a un computer.